una domanda? Sì, un'altra domanda, una domanda veloce. Ti lascio, ciao. Mi sono anche 5 ore solo per andare a cena, ma credo sia fondamentale un po' fare il sunto della serata, credo, visto anche i due grandi professori che abbiamo. Uno, e vorrei che entrambi mi rispondessero a questo, che la nostra geotermia toscana è una geotermia diversa da quella di Montegradella, come Mucciarelli pensa e come anche il professor Borgia, è una geotermia stimolata, si chiama EGS, giusto? Per cui è una geotermia che per stimolazione si intende tenere il campo geotermico attivo iniettando sotto una diversa pressione, un aumento di pressione, oppure anche degli acidi che sono stati fatti all'arderello in 5 pozzi. E non, in amianta non vengono usate queste sostanze, pongo la domanda, per rendere i campi attivi e più, diciamo, più, molto più redditivi anche. Poi un'altra domanda, perché qui è stato un po', diciamo, stravalicato, visto anche i danni causati da quel terremoto del 1 aprile 2000, su Abbadia, cosa intendiamo fare a livello istituzionale e anche del comitato amiatino? Ci vogliamo fare qualcosa per portarlo alla luce ciò che è accaduto, o tacciamo ancora per qualche anno? Io credo sia doveroso parlare di questo terremoto, di portare l'attenzione regionale e italiana, in quanto la regione toscana vuole ampliare la geotermia a 8 volte in Toscana, aumentando la geotermia 8 volte. Io credo, prima di dare certe concessioni, si debba adeguare dal punto di vista sismico le scuole, in primis, l'80% delle scuole è privo a certificazione antisismica, e poi i vari monumenti sparsi per tutto, come ha ricordato il professor Lucciarelli, i monumenti toscani, che credo un terremoto come quello che è avvenuto in Emilia vengano giù. Faccio presente al professor Lucciarelli che ho partecipato al RISEM sulle Torri San Gimignano, rischio sismico di edifici monumentali, costato 700.000 euro, 500.000 euro finanziati dalla Regione Toscana, 200.000 dal Comune di San Gimignano. Quello studio ancora non è reso noto, per cui vi invito entrambi a chiedere spiegazioni di quello studio, ai primi risultati, faccio presente, perché credo, avendo quei risultati, buona parte della geotermia toscana venga frenata con relative ripercussioni. E poi ho partecipato alla recente conferenza tenuta a Baiano sopra Prato della rete ISN privata, sperimentale privata, in cui credo i costi siano molto inferiori a quelli, anche la qualità ovviamente, però già far vedere il movimento del suolo pubblico, reso pubblico, credo sia importante, perché i geologi e chi di competenza iniziano a porsi delle domande. Vorrei fare un po' il punto del terremoto avvenuto il 1 aprile 2000 e chiedere se avete di parlarne a livello istituzionale anche. Fare la domanda anch'io, così si chiude. È possibile calcolare il perigamento oppure con l'affronto con altre situazioni, cioè i rischi sismici partendo dall'estrazione di vapore? Noi sappiamo dai dati ACPA TENER che dal 2003 vengono estratti circa, solo a Bianca Stagnaio, 3 milioni e mezzo di tonnellate di vapore acqueo. E sappiamo anche dalle notizie che c'è una reiniezione del 20%.
e chiaramente ora se la geotermia è triplicata, insomma queste quantità verranno, i rischi chiaramente saranno molto più alti. Però ecco, da questi dati è possibile avere qualche segnalazione empirica? Allora, si parla di 3 milioni e mezzo di tonnellate di vapore all'anno, che diventeranno forse 10.000 o più. Allora, per quanto riguarda le scuole, il problema è molto più grave di così, perché dopo San Giuliano ci fu un programma nazionale che si chiamava Prevenzione del rischio sismico negli edifici scolastici e tutti gli edifici italiani sono stati censiti. In tempo sono state consegnate alle regioni i dati e uno dei grandi dibattiti che c'è stato l'anno scorso è stata la richiesta di rendere pubblici quei dati. Ovviamente rendere pubblici quei dati comporta un'assunzione di responsabilità fortissima, perché la maggior parte di quegli edifici ovviamente non sono sicuri. Quindi l'alternativa è o noi domani chiudiamo tutte no, diciamo 30, 40, 50% delle scuole italiane, e dobbiamo pensare dove mandarli a scuola, i ragazzini, a fronte di un evento che ha una probabilità di accadere ma non ha la certezza di accadere. Quindi è una scelta che ovviamente nessuno vuole fare, perché lei cosa farebbe? Se avessi molti soldi o delle priorità da fare. Allora, se avessi molti soldi li metterei a posto, non avendo i soldi temo che purtroppo non c'è altra alternativa a fare quello che si fa, cioè continuare a utilizzare quelle scuole, perché paradossalmente mi devono convincere di una cosa, che le case di molti genitori sono più sicure delle scuole dove vanno i loro figli, perché io ho visto scuole molto migliori delle case dalle quali comunque appena viene il terremoto il sindaco chiude la scuola, e se tu vai dal sindaco gli dici scusa, la scuola di Rotonda Pollino si è beccata il terremoto di 5-8 del 98, non ha fatto una grinza, si sono lesionati diversi edifici che sono stati riparati, la scuola non si è fatta niente, è stata progettata molto bene, ha fatto tutta una serie di indagini, una scuola perfetta, quando durante la sequenza sismica del Pollino scuola chiusa, i genitori si portano a casa i figli, poi tu acchiappi i genitori e dici scusi, casa sua nel 98 cosa è successo? È sempre fatto un muro, e la scuola no. Allora innanzitutto tutti dovrebbero essere informati del rischio della propria abitazione, che è quella nella quale passiamo più tempo, rispetto alle scuole, ai luoghi di lavoro eccetera. Le faccio un esempio, le scuole sono abbassate agli onori della cronaca per San Giuliano di Puglia, quindi si è fatto questo lavoro sulle scuole, non abbiamo avuto vittime nelle scuole all'Aquila e all'Emilia perché anziché alle 10 di mattina i terremoti sono capitati alle 3 di notte, ma vi assicuro che ho visto non all'Aquila ma a 45 km dall'Aquila delle scuole elementari parzialmente crollate, quindi se fosse stato alle 10 di mattina chiaramente sarebbe stato un disastro.